oggi, sfida tra me e Mauro. Nonostante siamo vicini al Natale, noi non ci perdiamo in frivolezze e siamo sempre più combattivi. Questo mese il tema della sfida è un qualcosa che possa essere trasformato in regalo. Può essere biscotti o cioccolatini. Io farò i tartufi. I tartufi al cioccolato sono veramente semplicissimi. Li propongo in due varianti molto carine, molto originali e ovviamente perché devo vincere la sfida contro Mauro, che saluto. Ciao Mauro! I miei tartufi sono senza copertura al cacao amaro, per il semplice fatto che il cacao amaro è nemico dei denti. Fondamentalmente, dopo che tu hai mangiato un tartufo al cioccolato, devi sperare di essere nascosta in un angolino perché tutto il cacao ti sia spalmato tra denti. E quindi ne faccio una variante diversa che non prevede cacao amaro. Seconda cosa, io non faccio i tartufi con la panna, bensì li faccio col burro per una questione di tempistica. Non è che ci sia una grande differenza, visto che il burro è un derivato della panna, quindi anche a livello calorico non c'è grandissima differenza. Sono sempre tartufi, quindi non è che vi aspettate di avere qualcosa di non calorico. Se li fate col burro ci mette meno a rapprenderli, piuttosto che se li fate con la panna. Quindi scegliete voi. Se guardate nell'info box, oltre a trovare il link per votarmi su tutorial, trovate anche le proporzioni per fare i tartufi con la panna piuttosto che col burro. Direi di vedere subito gli ingredienti. 100 g di cioccolata fondente e 25 g di burro. Una manciata di scaglie di mandorle, che sono finite anche sul pavimento. Qualche nocciola, e la quantità delle nocciole dipende, io queste le metterò all'interno, saranno il cuore del tartufo. E quindi dipende quanti tartufi volete fare con le nocciole, quindi 10 tartufi, 10 nocciole. Un po' di cocco essiccato, un po' di ginger, li ripasso nel sesamo nero. Direi subito di cominciare, è velocissima, mi sono persa in un sacco di chiacchiere, ma è per questo che io e Mauro siamo amici, perché ovviamente tutti e due siamo super logorroici. Vediamo subito come fare, sono semplicissimi, facilissimi, velocissimi. Prepariamoci il bagnomaria, quindi una pentola con un piatto sopra, se avete il microonde va benissimo uguale. L'importante è, se usate il bagnomaria, che l'acqua non tocchi la ciotola che avrete messo sopra. Ci mettiamo subito il nostro cioccolato e il nostro burro. Potreste anche mischiare le due qualità di cioccolato, al latte e il fondente. Io ho scelto così, ognuno poi lo fa come preferisce. Magari se spezzetto il cioccolato faccio anche prima. E aspettiamo che si sciolga. La mia cioccolata con il burro sono quasi del tutto sciolti, li ho tolti dal fuoco prima che si sciogliessero completamente, perché comunque questa ciotola trattiene il calore e quindi così non rischio di bruciare la cioccolata. Aspetto che tutto si sia sciolto completamente, mescolando, sempre cercando di non incorporare aria. Adesso che è tutto completamente sciolto, dividerò questo composto in due ciotole. Diciamo più o meno la metà. Vado a rompere nella mano le scaglie di mandorle e le metto nella cioccolata. Pugnetti e mezzo ho messo. Poi, a seconda della cioccolata che voi andate a sciogliere e ad utilizzare, vi regolate. Questo per adesso è pronto e devo aspettare che si raffreddi. Lo metto da una parte. Nel mentre mi prendo questo e ci aggiungo un pizzichino di zenzero. Potreste anche mettere un po' di peperoncino, cardamomo con la cioccolata bianca, secondo me sta di un bene pazzesco, quindi potreste provare. Ho messo forse un cucchiaino scarso, anche questo dipende dalla quantità di cioccolata. Diciamo che questi saranno un 50 g di cioccolata e 10 g di burro, quindi ho messo un mezzo cucchiaino. Va a gusto, nel senso, lo provate e decidete voi se volete più o meno speziato o se va bene così. Questi due composti adesso devono prima raffreddare a temperatura ambiente e poi devono essere spostati per 10-15 minuti in frigorifero, anche 20. Devono avere una consistenza che è possibile da maneggiare per fare i nostri tartufi, quindi ci vediamo tra poco. Entrambi i cioccolati si sono rappresi in frigo, devono avere, vedete, questa consistenza è molto malleabile, poi vedrete in realtà col calore delle mani si scioglierà un po', ma niente paura, infatti è un lavoro in cui ci si sporca le mani. Se li fate per da offrire come regalo, appunto, io vi consiglio magari di farli con i guanti,
quelli in lattice, semplicemente per una questione igienica, anche se ovviamente vi laverete mai e tutto quanto, però ecco, se dovete fare, soprattutto quando sono più regali per più persone, fare tutti i pacchettini, i guanti di lattice. Ok, facciamo subito i nostri tartufi. Questa era la cioccolata col ginger, io vado a mettere un po' semi di papavero e andiamo a fare i nostri tartufini con le mani. Poi li passiamo nei semi di papavero. Adesso ne facciamo anche uno con la nocciola, perché nocciola, ginger e semi di papavero, ve lo prometto, spacca. Ci prendiamo una nocciola, la mettiamo nel mezzo, chiudiamo, facciamo la nostra pallina e la ripassiamo. Questo invece era il composto, quello con le scagliette di mandorle, le andiamo a ripassare nella farina di cocco. I tartufi li trovo adorabili, secondo me carinissimi e ottimi come una valida alternativa a qualsiasi altro tipo di regalo. Vi do un consiglio: prima di metterlo nei sacchettini o nelle scatoline, fateli riposare un po' in frigorifero, così saranno belli sodi e non lasceranno cioccolato ovunque. Ovviamente ricordatevi di lasciare un commento qua sotto al video di Mauro, dichiarando chi è il vincitore di Natale. Chi è il vincitore di Natale? Ovviamente io. Mando un bacio a tutti, un buon Natale a Mauro e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!